Continuano i controlli anti-prostituzione in tutto l'agro nocerino sarnese da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Dopo il blitz effettuato dai militari della tenenza di Pagani, come potete vedere dalle nostre immagini, le indagini sono proseguite anche in questo scorso fine settimana, portati avanti un'altra serie di controlli straordinari, in particolare tra i comuni di Pagani, Angri e Sant'Egidio. Identificate 4 persone, italiane e straniere con un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono state sorprese a prostituirsi per strada. Per loro è scattato l'allontanamento con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nei comuni interessati. Nei giorni scorsi, come dicevamo, ad operare un blitz erano stati nello specifico i carabinieri di Pagani, guidati dal tenente Angelo Chiantese. Erano state passate al setaccio le zone che negli ultimi tempi erano diventate delle vere e proprie strade del sesso a pagamento, frequentate da donne italiane e di colore e da transessuali. L'attività di contrasto al fenomeno della prostituzione proseguirà anche nei prossimi giorni, coordinata dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, ma che vedrà certamente impegnati i militari delle varie stazioni e tenenze di tutto l'agro.